chi c'era il concerto di Clementino? Allora, no, anche lì no, è stata una scelta del comitato della Madonna della Civica. No, no, ora vengo, parlate tutti. No, no, si può parlare. Vengo, però una alla volta. Allora, il comitato ha scelto un cantante quest'estate. No, ha omaggiato però i giovani, alcuni giovani. Tanto, io sono con il comitato, lo dico, eh. È una scelta quella. Cioè, omaggiare alcuni. Tanto, anche se veniva di Pù, la piazza era gremita, ma alcuni giovani si lamentavano della scelta e andavano a farsi, puliti, a farsi le canne. E invece sono rimasti a farsi le canne e sono rimasti. Chi c'era? Io non invento nulla. Bellissimo spettacolo. A un certo punto Clementino dice: voglio, arriva un odore da questa parte. C'è una signora accanto a me che dice: ma che odore? Signore, questi sarà la salsiccia, sarà la brace, le stagioni di oggi girano proprio. Non contento, Clementino scende dal palco, va a salutare le prime file, i fan, risale e dice testuali parole che c'è, smentitemi se non è vero, dice: però me ne sei andata la voce, che mi avete fatto fumare, non mi posso. Cosa mi avete fatto fumare, non mi posso. Alla festa della Madonna. Anche da in fondo la chiesa aperta, la Madonna era così. Sono abituati a un certo tenore di standard di cantante, io me lo immagino il pomeriggio, stasera mi sentivo cantando la Madonna, ma andiamo, vanno lì, poi la sera, siamo scherzati, che come fanno, non è che guardano passivamente, loro devono commentare quello che succede, no? Era sul palco, diceva che quello che Clementino cantava, cosmo, ma così chi? Tu e sarà chi ricapita la marronella? Io ho capito qual è stato il malinteso. Il comitato ha chiamato un impresario, gli ha detto: vogliamo quest'anno omaggiare la nostra Santissima Maria. Ce l'hai un cantante per omaggiare la nostra Maria? E quello di qui c'è proprio un Clementino ad hoc, fa uno spettacolo preciso proprio per omaggiare la Santissima Maria. Quando è finito il concerto, l'impresario è entrato nel camerino e gli ha detto: abbiamo rovinato, questi volevano mangiare l'altra. E non dico mortificato, ma wow, Maria De Filippi.